Nico, allora, hai chiesto questo falò di confronto. Perché? Perché Simona? Ma sta facendo lo stronzo con tutte. E balla, e massaggia, e guarda culi. Ma io non ne posso più. Ieri ho visto un pinnetto che mi ha cambiato totalmente. Un pinnetto che non mi sarei mai aspettata in vita mia. Un animale proprio, ma non dal pinnetto, proprio in vita mia. Proprio da lui. Io non lo so, io ho visto una persona che non pensa, che è venuto qua e che non pensa che io sono di là. Lui è arrivato, ha voglia di fare, non so il termine da dire. Non... Cosa ha voglia di fare, Nicolè? Non voglio usare termini inadatti, ma ha voglia di fare sesso, Stefano. E cosa? Queste cose che ho visto, lui è eccitato da questa donna. Oh, vabbè, adoro. Vediamo se ha accettato di venire al falò con te. Spero per lui che sia venuto. L'ha accettato, però avrà le sue conseguenze. Immagino che non abbia accettato. Immagini bene, amore. Senti, Nicoletta, io lo conosco Stefano. Ora, bando alle ciance, ciancio alle bande, a parte la parodia, guardate Simona Ventura come è brava, un esempio di comportamento. Io ho avuto un matrimonio e due figli con lui. È un po' fatto così, nel senso che cerca delle provocazioni. Ma per quale motivo, Simona? Perché magari vuole che tu cresca. Quanto è stato difficile, secondo voi, per Simona Ventura consolare e fare forza alla nuova fidanzata dell'ex marito? Adoro. Ragazzi, Simona Ventura, la presentatrice queen d'Italia. Da un certo punto di vista ti manda dei segnali. Tu questi segnali li hai letti o non li hai letti? Io non volevo questo dalla vita. Simo, io capisco che è così, ma i segnali così non me li mandi. Ma questo è un segnale che ti manda lui, secondo me. Allora è uno stroppo, perché... Può essere che lo sia, però tu rispondi con la tua forza, Nicoletta. Ma non è finita qui, perché se al primo falò di confronto Stefano Bettarini non ha accettato, al falò della sera dei ragazzi Simona ovviamente coglie l'occasione per prendere l'ex marito da parte e dirgli che per il secondo giorno consecutivo Nicoletta ha chiesto il falò di confronto. E questo è quello che succede. Stamattina Nicoletta si è alzata e ha richiesto un altro falò di confronto anticipato. Sarò ben felice di accettarlo. E ci mancherebbe altro. E io ho visto un uomo che quando vedo sedere va fuori di testa. Ah, sì? Hai detto mi si tappa la vena, ma te ne rendi conto? Io non vedo una persona matura, qui la matura l'ho fatta io. Sì? Stefano. Ah, io volevo... Allora, qui... No, sì, ah, ma allora, sai dire altre cose, oltre queste? No, sì, quell'altra gli è partita, se a lui si è tappata la vena, a lei si è aperta, tutto, sta dicendo tutto. Vedere una persona di Stefano, che io capisco che ti amo, non mi fai stare troppo male. Ma se stai troppo male, scusami, cosa sta a perdere tempo? Prendi il culo e vai via. Io cosa ti ho detto io dall'inizio? Quando io voglio finire una storia, cosa faccio? No, quando ci siamo conosciuti. Cosa faccio? Quando ci siamo conosciuti. Cosa faccio? Dimmi, cosa faccio? Quando ci siamo conosciuti, cosa mi hai detto il primo giorno che ci siamo scritti su Instagram? Ma cosa mi hai scritto? Io porto le donne a lasciarmi perché non ho il coraggio. Brava. E quello doveva essere un segnale. Vuol dire che io ho visto delle cose che mi hanno fatto rimanere male. No. Su questo pezzo io c'ho da riflettere, perché l'ho guardato e riguardato e riguardato, ma non ho capito. Cioè, il primo giorno che loro si sono conosciuti su Instagram, lui le ha detto io porto le donne a lasciarmi. E questo doveva essere un campanello d'allarme, perché lui è rimasto deluso adesso del suo comportamento a Temptation Island. Non ho capito, doveva essere un campanello d'allarme per cosa? No. Io Stefano, no. Credimi, non erano per... Chiarissimo, ho capito tutto, chiaro, guarda, sei stata chiara e limpida. Voglio prendere il costume, voglio prendere il costume.
Non puoi capire come sono stata male quando ho visto questo. Pensate, stai male. Ma pensi di aver ragione. Ma pensi che sia una cosa a starci male? Insomma, il tuo uomo si spoglia tutto nudo al mare insieme a 12 corteggiatrici e una va lì. Ma non è che sto tanto bene. Ma sei un buffone. Mai verità più fu vera, non so come dire. Quando Stefano Bettarini balla in spiaggia a me fa troppo ridere. Ma che movimenti sono? Ma che movimenti fai? Ma perché? Ma quando? Ma come? Come fai? Cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo te? No, te stai scherzando, guarda che ti tiro un male, Stefano. Ma sono stata... Questa è stata la parte più epica di tutto il falò. Persino Simona Ventura si è messa a ridere perché non ne poteva più. Beh, guardatela. Hai bisogno di un culo, Stefano. Vediamoglielo tutti insieme. Hai bisogno di un culo, Stefano. Hai bisogno di un culo. Ma tu sempre cercavi a stare alla sua altezza. Perché metto sempre le zeppe? Perché mi sento basso. Questa, ragazzi, è la frase che mi ha fatto innamorare perdutamente di Nicoletta. Non si sente all'altezza di Stefano e quindi per questo si mette sempre le zeppe. Perché si sente bassa. Adoro, amore. Ha tolto la mano, forse vuole uscire sola. Devo fare la domanda, Nicoletta. Dimmi. Vuoi uscire da sola o con Stefano? Con Stefano. Stefano? Per me puoi dire anche di non stare con me, no? Tanto. Sì, voglio uscire con Nicoletta perché la amo, è tutta la mia vita e non potrei stare senza di lei neanche un'ora. L'ho fatto per 8 giorni e ho dimostrato grande forza perché ci pensavo tantissimo. Un'ora di urla, di litigate, di ti do la colpa di quello. Adoro l'amore così. Evviva l'amore! Evviva l'amore! Spia il tuo cuore! No, com'era? Non me lo ricordo. Spia il tuo nome. Spia il tuo amore, ma ascolta il tuo cuore. Nicoletta e Stefano, anche loro, seconda coppia su 2 ad uscire insieme dal programma, nonostante le mega litigate, nonostante le varie incomprensioni, ma evidentemente l'amore vince su tutto. Qualcuno però si deve lasciare, ragazzi, ne posso più, ve lo dico subito, ne posso più di fare questi video senza che nessuno si lasci. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto tramite commento, andate a vedere anche il video commento della seconda puntata di Temptation Island VIP. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!